Si chiama Fiori di Cenere, l'evento tenutosi nella sala fiandaca del seminario vescovile giovedì pomeriggio. È stato un momento di memoria tra arte e letteratura, a cura di Aurelia Speziale e Maria Grazia Trobbia. Ad allietare la serata ci sono state le esecuzioni musicali dei violinisti Aurelia e Nunzio Cannavò e del pianista Corrado Sillitti, tra brani di Ennio Morricone, Astor Piazzolla e Rolf Lovland. La celebrazione della giornata della memoria da anni si tiene all'interno del Museo Diocesano ed è stata sempre promossa prima per volontà della professoressa Francesca Fiandaca e adesso per volontà del nuovo direttore Giuseppe Di Vita. Quest'anno è frutto di una collaborazione tra il Museo Diocesano e i volontari, lo staff che partecipa insieme con Giuseppe Di Vita alle attività, l'organizzazione delle attività del museo, ma al tempo stesso è realizzata anche grazie all'ausilio del conservatorio, che ci offrirà ben tre brani musicali, e poi l'ausilio di alcuni ragazzi del liceo linguistico Ruggero VII che leggeranno in tedesco. Cosa devono leggere in tedesco e qual è il cuore dell'incontro? L'incontro si intitola Fiori di Cenere, ma in realtà è un approfondimento su una serie di quadri che si intitolano Fuga di morte di un pittore tedesco che si chiama Hanns Kiefer, che ha tratto l'ispirazione per questi quadri da una poesia di Paul Celan, un poeta molto complesso ma di grande profondità, dovuto anche all'esperienza di vita. I suoi genitori morirono in campo di concentramento. Ho accolto con piacere l'invito a partecipare a questo evento dal titolo Fiori di Cenere, perché comunque la ricorrenza e gli eventi correlati alla giornata della memoria sono molto importanti. Tra l'altro è un'attività che vede coinvolte anche le scuole, in particolare il liceo Ruggero VII di Caltanissetta, e quindi per l'occasione ho voluto dare il mio contributo musicale.